Eccoci davanti all'ultima sfida che ci separa dalla gloria eterna o dalla sconfitta eterna, perché di certo non faccio un'altra Nuzlocke. Quindi, oggi si deciderà il destino di Link e della sua ciurmaglia. La statua della Lega Pokémon ci ha portato nelle profondità più recondite, in un luogo dove il tempo e lo spazio si incontrano per dare vita al nulla. O a una scalinata che ci condurrà verso la fine della nostra avventura. Un tempio distrutto. Questa è la scalata verso l'Olimpo. E in effetti. Wow. Fighissimo. Ok. Let's go. Oh, allora N non ha ancora vinto. Ah no, è finita, invece ha vinto. È finita. D'ora in avanti i Pokémon non verranno più imprigionati e costretti a lottare. È tutto merito del mio amico Zekrom. Sfoggi il titolo di campione, ma non sei riuscito a fermarmi. Quindi ha vinto N. Lascia che te lo dica. Ti sei proprio rammollito. Anni fa hai perso il tuo migliore amico Pokémon e per colmare il vuoto lasciato dalla sua scomparsa ti sei messo a girare Unima in lungo e in largo. Era da un bel po' di tempo che non lottavi seriamente, vero? Non fraintendermi, non te ne faccio una colpa però. Dal momento che sono infinitamente più forte di te, campione, prenderò io il comando di Unima. E per prima cosa ordinerò agli allenatori di rimettere in libertà tutti i Pokémon. Ti scongiuro, non farlo! Non distruggere il legame tra uomini e Pokémon! Abbiamo lottato entrambi per far valere le nostre convinzioni e alla fine ho vinto io. A questo punto puoi solo tacere. Ti stavo aspettando! Hai con te la pietra, proprio come accadeva nella mia premonizione. Il tuo chiaro lite. Stai reagendo alla presenza di Zekrom. Questo però non è un posto adatto ai Pokémon Drago leggendari. Sorgi dalle profondità della terra, castello del Team Plasma! Avvolgi la Lega Pokémon nella tua maestosa stretta! Piccola precisazione. Voi non avete idea di quello che ho appena visto io. Io ho assistito a un glitch grafico bruttissimo, lampeggiante nero e bianco di continuo sullo schermo. Si scambiava poi di continuo lo schermo sopra con quello sotto. Vi lascio una clip per farvi capire il problema. Ecco, quindi. Meglio che non l'abbiate visto per intero. Andiamo avanti. Quello che vedete è il castello del Team Plasma. Dalla sua sommità, gli ordini del sovrano riecheggeranno in tutti gli angoli del regno. Verrai anche tu con me a castello. E lì si decideranno le sorti di Unima. Se sarà un mondo dove i Pokémon sono liberi dal giogo umano. Oppure un mondo in cui i Pokémon e uomini continuano a vivere fianco a fianco. Lo deciderà chi di noi due dimostrerà di avere convinzioni più salde.
Eh già. Tu sti fa qua tu? Ma come, Rino non leggerà mai il tuo dialogo? Allora sei bastardo. Link, cerca di far ragionare N. Digli che c'è chi è diventato più forte grazie all'aiuto dei Pokémon. E spiegagli che anche i Pokémon sono diventati più forti stando accanto a me. Ho perso. Pensavo che sarei riuscito a mettere a tacere quella peste che sprollacqua di sogni di tutto insensati. Pensavo che vedendo l'affetto che lega me e i miei Pokémon avrebbe cambiato idea. Chi si aspettava che le sue convinzioni fossero altrettanto forti? Fa attenzione. È sempre stato così. Chi insegue un sogno è capace di cambiare le sorti del mondo. Ti prego, Link. Se Pokémon e uomini vivranno separati, non ne nascerà niente di buono. È questo che devi far capire a N. Ci provo. Oh, ho paura. Non voglio affrontare un viaggio che mi porterà alla fine dell'avventura. Guarda, quante scale bisogno. Chi sei? Madame Adore, che tutte quelle scale c'è bisogno. Dai, 7 saggi, vai, sono 6, ci manca Gekis. Prosperità e miti, castigo e rivoltosi. La virtù non è mai tanto bella come quando combatte il vizio. Pratica senza dottrina è come crusca senza farina. O accademia della crusca senza... Vabbè, comunque, era una battuta un po' elevata. Errare è umano, perseverare è diabolico. È meglio ricorrere al re che ai suoi ministri. Come il cielo non ha due soli, così il popolo non ha due sovrani. Re e regina, sì, sono due sovrani. Preparati ad affrontare tutti noi 6 ad assaporare la sconfitta! Siete davvero convinti di farcela? Ma guarda, pensavo che ormai tu fossi allo stremo, Link. Vedono un capo palestra e si cagano sotto. Vedono quello che ha appena sconfitto Super 4, baldanzosi. Oh, ma tu sei quello di Ribbecciopoli, che ci fai qui? E non sarò solo. Mammina! E mammona. Se tu avere chiaro lite, è opportuno che vada avanti tu. Posso anche volendo posso andarmene. Io alzerei i tacchi, quindi. Buongiorno, salve. Però, oh, per carità, eh. Ma è pieno di distanze qui. Distanze fantastiche, accattivanti e sorprendenti. Si sale effettivamente qui. Il castello nasconde molte stanze più o meno belle. Ecco, mi sembrava strano. Non preoccuparti. In questo castello puoi far riposare i Pokémon e anche usare PC. Gli stendardi del team Purazuma. E qui finisce la villa. Beh, un bel villone, eh. Non ci vivrei. Un po' dispersivo. Hello? Ma non andare, non indietreggiare, rimani lì fermo, composto. Giovane che porti il chiarolite, ti do il benvenuto. Il castello, sorto dalle viscere della terra che ora circonda la Lega Pokémon, è il simbolo del vento di cambiamento che soffia sulla regione di Unima. Senti, non m'attaccare il pippone, per favore, eh? Se me la vuoi raccontare, ci devi mettere 2 minuti, 2 minuti e mezzo, ma massimo. 3, 2, 1. Il sovrano di questo castello, affiancato da Pokémon leggendario, ha battuto il campione, diventando l'allenatore più forte di tutti. Nel suo petto arde il desiderio di rendere il mondo un posto migliore. Se questo non è un eroe, chi lo è? Uno spettacolo perfetto, grazie al quale giungeremo diritti al cuore della gente. E in 448... Giusto. E in 448 il mondo che io, anzi, che noi del Team Plasma, desideriamo diventare realtà. Solo noi potremo servirci dei Pokémon e governeremo sull'umanità inerme. Quanto ho dovuto aspettare. Quanti sforzi per restare nell'ombra e non svelare il mio vero piano. Ma ora, finalmente, quei giorni sono finiti. Coraggio allora, avanti. Vediamo se hai la stoffa dell'eroe. T'a posto? Ok. Let's go. Un mondo tutto per i Pokémon. Questo è quello che voglio.
Un mondo in cui finalmente liberi dal giogo umano, i Pokémon ritrovino la loro forza originaria. È arrivato il momento decisivo. Io sono pronto. Lotterò per le mie idee. Anche se questo dovesse significare far soffrire i miei cari Pokémon. E immagino tu voglia fare altrettanto. Forza, fatti sotto e mostrami quanto sono solide le tue convinzioni. Ok, eccomi, N. Tutto per te. Hai fatto tutta questa strada per lottare contro di me. Eppure Reshiram non reagisce. Forse non sei l'eroe. Che delusione. Peccato, iniziavi un po' a piacermi. Ti ho osservato e pensavo di aver visto in te un allenatore che, lotta dopo lotta, sa rispettare i Pokémon e sa averne gran cura. Già, ma mi sbagliavo. Capisco ora che la lotta non può essere un modo per capirsi a vicenda. Non ti restano che due scelte ora. Perseguire la tua verità fino alla fine e sfidarmi in una lotta che non potrai mai vincere, o ritirarti e assistere alla nascita del nuovo mondo, un mondo in cui i Pokémon saranno liberi dal giogo umano. Vieni, Zekrom! Zekrom e Reshiram, due Pokémon che un tempo erano uno solo, come le due metà opposte e complementari che compongono un unico essere. Zekrom e Reshiram attendevano la venuta del nuovo eroe. Non mi ero sbagliato, l'altro eroe sei proprio tu. Voglio che tu sappia cosa ti sta dicendo. Guadagnati la mia fiducia in una sfida e io lotterò al tuo fianco. Vorrei metterti alla prova per essere davvero sicuro che tu voglia perseguire la verità. Sono curioso anch'io di vedere quanto sei forte. Forza, cattura Reshiram e farlo diventare parte della tua squadra. Sta buono. Era Lapras? No, Cubon. Mi è venuto in mente Lapras. Ah, Frere. Ok, sì, in effetti è giusto. Beh, è anche vero che sul test di riconoscere i suoni dei Pokémon ho fallito miseramente. Comunque, vabbè. I nomi però li so. Giuro che i nomi li so tutti.
tranne di uno. Cuban Spettro piange pensando alla madre defunta e dal teschio che ha in testa proviene un rumore sordo e continuo. Per questo piange, perché si è rotto i coglioni di sentire il suono sordo e continuo. Lui pure ha fatto un suono che di un Pokémon che non è particolarmente forte. Io prevedo il futuro e nel futuro vedo la mia vittoria. Dai, dai. Ma no, questa non è musica che pompa. Questa è semplicemente Fragsire. Ok. Non so che tipo sia Quagsire. L'ho già affrontato un Quagsire? Non ricordo. Vuoto tetro. Beh, dovrei dirlo io. Basta fermarci. Non lo so, dovrei dirlo io, no tu. Mazzarola. Ah però. Ecco, allora. Potrebbe essere veleno. No, non è. Che tipo è uno che non pre... Ah, dallo psicoacciaio potrebbe essere. Wow, turbo sabbia. Acciaio, sì. Se è acciaio devo fargli una mossa a fuoco. Ah, gli mando Shinster allora. Vai Shinster, ci pensaci tu, perché qua Starry sta un po' in difficoltà. La tua sorellina sta un po' in difficoltà. Non ti avvelenare, perché giuro che ti prendo e ti picchio. No, si scherza ovviamente. Lo dico scherzando, sorridendo. Non ti avvelenare, perché c'è anni. Ti mangio la coratella. Allora, dai. Siamo alla fine ormai, datemi, cioè fatemi vincere a questo punto, dai. Datemi la medaglia. Lampent, non ho idea del tipo di Lampent. Ho affrontato Litwick forse una volta, ma a ricordarsi tutti quanti quelli che ho affrontato. Però attacca, quindi non è molto efficace, tipo spettro. Coleottero, tipo coleottero. Perfetto, per forbecco. Vediamo un po'. No, non è, ah, forse è doppio tipo, forse. Ah, non lo so. Andiamo con lanciafiamme. No, cacchio. Le ricaricherà N Pokémon? Eh certo che li ricarica, mica è scemo. Oh, e per chi l'hai preso? Vediamo un po' quanto gli faccio, perché mi sa che era un roll bello alto prima. No, è un roll normale a quanto pare. Ho preso due roll alti di fila. No, è normale, dai, prima pure gli ha fatto un bel po' di vita, dai. Diglett! Forte Diglett, mamma mia. No, ti mando... Mando Cloud. Dai, Cloud. Fatti valere. Spaccaroccia. Però beh, c'è poco da commentare. C'è poco da commentare, amici miei, qui. Sto vincendo alla stragrande. Ok. No, è che la legge dei grandi numeri si sta applicando anche adesso. Non è molto efficace, quindi dovrebbe essere veleno. E ti mando per il veleno. Ti mando Hug a prendere le botte e poi dopo cambio. Oppure posso fare fossa con Hug. Summerang fa male.
Fa male Somerang, perché è un acciaio? Allora, dai. Vediamo quanto ci fa però. Boia, 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 boia. Cambiamo assolutamente, mettiamo Starry. Così gli faccio Foschi Sfera e se ne va a quel paese. Anche perché Starry è tipo drago, quindi ho Somerang, ci fa poco. Sì, riparo, sì. Abisso! Oh! Ok, non gli ha fatto un gran danno. Vabbè, però manca a far così. Oh. Che cacchio, però. E fanno male tutto. Ne becca brutti colpi. E quell'altro è super efficace da far schifo. Oh. Voltorb. Voltorb, cambio. Perché cambio? Perché stiamo messi malissimo con la squadra. Nonostante il livello sia alto. E nemmena. Non ho preso troppo male, ma ha menato. Danza spada fa azione e mi distrugge praticamente ora. Dai. Super efficace, wow. Non me l'aspettavo. Buono. Ne sono soddisfatto. Cambio marcia, no. Heracross. No, non cambio. L'ultimo dei miei amici. Infondimi coraggio. Quindi a livello 52 era Zekrom e era un Quagsire. Che posso dire? Sono forte. Eh già, è proprio finita. Così svaniscono tutti i miei sogni e i miei ideali. Sconfitti? Io e Zekrom sconfitti. La verità che ha guidato la tua lotta è più forte della mia. Reshiram e Zekrom hanno entrambi scelto il proprio eroe. Non avevo considerato tale possibilità. Due eroi nella stessa epoca. Uno persegue la verità e l'altro gli ideali. Che abbiano entrambi ragione? Non capisco. Come fanno due sistemi di pensiero opposti a non annullarsi a vicenda? È possibile che sia questa la formula per cambiare il mondo? Non posso credere a quello che ho appena sentito. Non sei degno di portare il nome degli Armonia. Che figlio smidollato. Ho inculcato in Enne la sete di ideali e risvegliato il Pokémon leggendario per dare potere al mio Team Plasma. Tutto per arrivare a tenere in scacco la gente con la forza della paura. E fino a qui Enne ha fatto un buon lavoro. Ma tu hai preteso una lotta tra i due prescelti dei Pokémon leggendari per difendere le tue idee e scoprire chi di voi due fosse il vero eroe e ti sei fatto sconfiggere da un semplice allenatore. Questo proprio non posso perdonartelo. Sei solo uno sbidollato buono a nulla che non sa fare altro che giocare con i Pokémon. Link, non mi sarei mai aspettato che il Pokémon leggendario scegliesse un allenatore come te. Vada bene però, che i miei piani non cambiano di una sola virgola. Io dominerò il mondo intero. Sarò il burattinaio della gente ignorante. Tutti mi daranno ascolto. E perché tutto ciò avvenga, è necessario che Enne rimanga il sovrano del Team Plasma. E ora che conosci i miei piani, dovrò sbarazzarmi di te. Dominare il mondo. Ma lo scopo del Team Plasma non era quello di liberare i Pokémon? Quello era solo un espediente per reclutare gente nel Team Plasma. Perché dovremmo liberare i Pokémon? Delle creature così utili. Non scherziamo. Assieme ai Pokémon gli uomini sono più forti, su questo non c'è dubbio. È proprio per questo che voglio essere l'unico a poterli usare. Sei un mascalzone. Tutto questo solo per il tuo tornaconto. Nessuno ha chiesto il tuo parere.
E poi sarà anche leggendario, ma in fin dei conti è solo un Pokémon. Link, non ho paura di te, con o senza Pokémon leggendario. Non vedo l'ora di vedere la tua faccia nel momento esatto in cui le tue speranze verranno infrante. Link! Non potete più fare nulla! Ormai nessuno potrà fermarmi. Ah, allora, Kate, Middleton, Blanche, non so. È più pallido del solito. Dai, let's go, su. Oh, Gunkshot. Erba per davvero. Dragartigli. Magari il drago. Ok. Buono. Ah, magico zone. Non me la ricordavo. Che figata. Fa sparire gli effetti degli strumenti. Bello. Bello. Insomma, la legge dei grandi numeri mi ha ripagato alla grande la Lega Pokémon. Sia con i Super 4, sia con... con le due ultime lotte finali. Bello. Il Pokémon a cui si poteva insegnare a dire parolacce, oscenità, ingiurie, calunnia e quant'altro. Questo dimostra quanto la gente è matura. O quanto sia demente. Ma come sarebbe a dire? Sì, Gek, se lo sapevi? Non sapevi che potevi insegnare al tuo Ciotto a dire oscenità e quant'altro? Ah, che tonto. E ti consideri uno che vuole avere Pokémon solo per sé. Oh, Bylong, MVP di sé, proprio, beh, Dragonite e Dragonite comunque. Le statistiche sono quelle. Che ne hai dei tuoi piani? Non lo so, vai a chiedere a N. Sta lì dietro. Ma che succede? Io sono il fondatore del Team Plasma, l'unico padrone al mondo! Cosa vuoi che capisca, N? È inutile parlare con lui. Mi è servito solo per impossessarmi del Pokémon leggendario. N non è che un burattino. Un essere vuoto senza pensieri e senza cuore. Bardo! L'unico che non capisce qui è lui! È lui quello senza cuore! Non vale nemmeno la pena di stare ad ascoltare! Hai ragione. Fa proprio pena. N, avrai di certo mille pensieri per la testa. Ma non lasciarti ingannare. Gli ideali non li hai cercati costretto da Gekis. È un'idea che avevi già, ne sono più che convinto. Se non fosse così, il Pokémon leggendario non sarebbe al tuo fianco. No. Io non ho nessun diritto di essere l'eroe. Ne sei certo? Comunque tu la pensi, ciò che importa è quello che farai d'ora in poi assieme al tuo Pokémon leggendario. L'unica cosa che so di sicuro è che finora abbiamo lottato assieme per quello in cui entrambi crediamo. Ma allora perché? Ascolta, N. A volte capita di non capirsi. Ma non è una buona ragione per negare le opinioni altrui. La ragione non sta mai da una parte sola. Pensaci! Voglio dirti una cosa. Ti ricordi quando ci siamo incontrati per la prima volta a 420? Le parole del tuo Pokémon mi hanno scioccato. E sai perché? Perché quel Pokémon mi ha detto che tu gli piacevi. Che gli piacevi e che voleva restarti accanto. E io non riuscivo ad accettarlo. Non capivo. Era la prima volta che incontravo un Pokémon a cui piacessero gli umani. Non credevo nemmeno ne esistessero. Più proseguivo nel mio viaggio e più le mie convinzioni vacillavano. Non potevo ignorare tutti gli incontri fatti, tanti Pokémon e uomini che si capivano e aiutavano a vicenda. È per questo che ho voluto sfidarti,
per avere la conferma di ciò in cui credevo. Volevo lottare con te alla pari, da eroe a eroe. Ma non potevo che finire così. Io, che nella mia vita ho conosciuto e capito solo i Pokémon, anzi, solo certi Pokémon, non avrei mai potuto competere con te. Tu hai incontrato così tanti Pokémon che ti hanno offerto la loro amicizia. Il campione mi ha perdonato. Spetta a me decidere cosa voglio fare d'ora in avanti. Link, hai detto di avere un sogno anche tu. Se è vero, realizzalo. Insegui il tuo sogno e fallo diventare la tua verità. Link, sono sicuro che tu ci riuscirai. È tutto ciò che volevo dirti. Addio.